al Fraschini di Pavia e dal 23 al 27 gennaio al Teatro Sociale di Brescia. Pochi lo sanno, ma anche gli ospedali spesso possiedono patrimoni artistici. Aveva una fabbrica di saponi in via Legnano, Carlo Rotta, imprenditore milanese vissuto nel XIX secolo. I Segantini nel 1897 ce lo ritrae magnificamente seduto alla scrivania, la luce calda sul volto, lo sguardo inquieto e malinconico. Oltre la finestra due barellieri trasportano un malato all'ospedale maggiore. Il capolavoro dell'artista trentino a tecnica divisionistica è una delle tele più prestigiose tra le oltre 900 che compongono il patrimonio del Policlinico. Ora per la prima volta le più belle usciranno dal cavò blindato di Via Sforza, una alla volta per essere mostrate ai milanesi in una teca collocata a Palazzo Uffici, gratuitamente con visite guidate. Si prenota via mail o per telefono. Le tele ritraggono i numerosi benefattori che lungo quattro secoli hanno lasciato parte delle loro eredità al grande ospedale del centro città, nobili, patrizi, cavalieri e poi più tardi imprenditori e professionisti, e che proprio per la loro generosità ricevevano in cambio un ritratto commissionato ad uno degli artisti del momento. Viene eseguito a spese dell'ospedale solo se questa beneficenza supera una determinata soglia. A una beneficenza di 40.000 lire si aveva diritto a un ritratto a mezza figura e di 80.000 lire a figura intera. Oggi? Bisogna superare 500.000 euro o il milione di euro per aver diritto a un ritratto pagato dall'ospedale. Ogni ritratto ha la sua storia e ciascuna è unica. Sequenza di personaggi che sono stati di questa città e quindi permette a tutti, attraverso questi ritratti, di conoscere meglio la città. La prossima edizione a 12:30. Grazie dell'attenzione e buona serata.